Torniamo al paesaggio del 1473 e confrontiamolo con la carta 12.685 di Windsor, nella quale Leonardo disegna Vinci, Lamporecchio, Larciano, Cecina, Monte Vittorini, Monte Catini, Bugiano, Serravalle e Padule di Fucecchio e, come al solito, Monsummano, in particolare Vicenza. Vi ritroviamo la stessa zona del paesaggio del 1473, un percorso che culmina in lontananza col traguardo visivo del Colle di Monsummano, scusate se mi ripeto, sempre in evidenza, mentre Vettorini si trova molto, troppo a ridosso. Notiamo per esempio uno dei dettagli più significativi. C'è un rapporto ideale fra il paesaggio del 1473 e quello inserito da Leonardo sullo sfondo del battesimo del Verrocchio. In San Leonardo a Cerreto Guidi, in prossimità del Padule di Fucecchio, il fonte battesimale Robbiano ci mostra un paesaggio idealizzato dello stesso lago Padule con un barchino simile a un navicello lacustre. Nel disegno del 1473, Leonardo riporta in evidenza l'osservazione dei barchini del Padule. Una carta della metà del XVII secolo mette in evidenza, intorno a quello che Leonardo chiamava Lago di Fucecchio o Lago Nuovo, la ripartizione del territorio con le colmate tra il torrente Vincio, che ha dato il nome al suo paese natale e alla famiglia di Leonardo, e la Nievole. In maniera ovviamente diversa, nel paesaggio artistico del 1473, e nel progetto idrografico 12.279, Leonardo delinea il reticolo geometrico dei terreni e delle colmate. Alle ipotesi relative alla centuriazione romana si aggiunge l'evidenza della regimazione delle terre e delle acque. Ancora oggi si intravedono le forme geometriche di quel reticolo nel padule disegnato da Leonardo, sia nel paesaggio del 1473 che nel progetto per la deviazione dell'anno. Mi avvio alla conclusione. Dopo tante immagini, questi due dettagli ci aiutano a concludere, scusate il bisticcio di parole, con un'affermazione di assoluta certezza ed evidenza. Io amo in genere lasciare aperta la finestra del dubbio, ragionare per ipotesi, ma qui non vi è dubbio che questi particolari del disegno del 1473 e del foglio 12.685 per la deviazione dell'anno raffigurino lo stesso Colle Conca. E nel disegno del progetto è Leonardo stesso che lo identifica con Monsummano in Val di Nievole. Non lo scrive qualcun altro, non lo afferma una persona qualsiasi, lo scrive indiscutibilmente Leonardo da Vinci. Monsummano, cioè Monsummano, ovvero il Monte Sommano nel Medioevo. È Leonardo stesso, quindi, che ci consente di identificare, come con una firma autografa, l'elemento principale di riferimento nel paesaggio del 1473. Certo, l'Umbria è una meravigliosa regione di grandi civiltà, arte, natura, bellezza e ingegno. Già nel 2000 facevamo conferenze ad Assisi e poi Foligno, parlando anche di Leonardo e Lucca, ma senza scomodare mai il disegno del 1473, che, ripeto ancora, senza alcun dubbio, raffigura la terra natale di Leonardo,